Buongiorno, mi chiamo William Trenti e oggi vi parlerò della mia tesi dal titolo Fattori pedogenetici nell'Alto Appennino Modenese, litologia, vegetazione e gestione selvicolturale. Ci troviamo nel parco del Frignano, dove secoli di interazione tra l'ambiente naturale e l'attività umana hanno dato luogo a un mosaico di paesaggi e quindi anche di suoli. La formazione di un suolo dipende da diversi fattori, clima, roccia madre, vegetazione, ma qual è in questo territorio il fattore che maggiormente guida l'evoluzione dei suoli? Per iniziare a scoprirlo abbiamo analizzato i suoli di tre siti posti ai tre capi del parco, simili per altitudine ed esposizione, ma diversi per uso del suolo e litologia. Siti sono Capano Tassoni, Lago Baccio e Bosco Reale vicino a Pian della Goti. L'effetto della vegetazione è abbastanza frequente, è un tema frequente in letteratura. Sappiamo ad esempio che latifoglie e conifere sono diverse nel modo in cui accumulano sostanza organica. Le latifoglie accumulano soprattutto in profondità grazie alle radici, mentre le conifere più in superficie a causa della difficoltà nella degradazione degli aghi. In questi siti abbiamo boschi di conifere, faggete, mirtilleti a diversa gestione su tre litologie e arenacee. Quindi a fronte di grandi differenze di vegetazione, uso del suolo e differenze molto blande in termini di litologia, infatti l'unica differenza è lo spessore delle bancate di arenaria e argilliti di cui queste litologie sono composte, siamo stati stupiti dal constatare che le differenze maggiori sono date proprio dal fattore litologico, in particolare dove queste bancate di arenaria sono più sottili, quindi nello specifico la zona di Capano Tassoni, arenaria di Monte Cervarola, abbiamo una maggior quantità di argilla, che porta anche ad avere una maggiore quantità e attività dei microrganismi che a loro volta provocano una degradazione più veloce della sostanza organica e quindi degli indici nutrizionali carbonio azoto, carbonio fosforo migliori degli altri siti, con probabilmente delle ripercussioni anche sulla produttività del bosco. E quindi vediamo che come questo fattore, che è molto trascurato negli studi ambientali, in realtà nello specifico in questo territorio sia prevalente rispetto alla vegetazione nel provocare la diversità tra i suoli. Questo è un risultato interessante che ci permette di proseguire lo studio rispetto ad altri fattori pedogenetici come altitudine ed esposizione.